Che effetto ha una gara di 24 ore su una vettura del WEC? Lo possiamo vedere qui, perché questa è la Ferrari 499P, vincitrice della 24 ore di Le Mans 2023, con Alessandro Pierguidi, James Calado e Antonio Giovinazzi alla guida. Andando a vederla da vicino ci rendiamo conto di quanto davvero le gare di durata mettano alla prova questi prototipi incredibili, sofisticatissimi dal punto di vista tecnico, ma anche molto fragili. I piloti devono resistere non solamente alle questioni sportive, quindi ai sorpassi, alla gestione della gara, degli pneumatici, ma anche a quelli che sono eventuali inconvenienti tecnici. Ne sa qualcosa proprio Alessandro Pierguidi, che abbiamo incontrato alle finali mondiali della Ferrari al Mugello, e ci ha raccontato non solo la sua 24 ore di Le Mans, ma anche gli obiettivi per il futuro della sua carriera e anche della 499P. Andiamo ad ascoltarlo. Alessandro, sei entrato nella storia l'11 giugno del 2023, ma quando ti sei reso conto di cosa avevate fatto veramente a Le Mans? Ciao, guarda, ci è voluto un po' di giorni e ovviamente, sai, quando sei lì vinci una gara, e sapevamo che è una gara importantissima per noi, storica per Ferrari, ma ci sono tante cose da fare dopo, l'incontro con i media, il coinvolgimento con i nostri ospiti, ne avevamo tantissimi a Le Mans, quindi è stato un po' difficile realizzare subito e ci è voluto qualche giorno. Finalmente poi, quando sono tornato a casa con amici, la mia famiglia, insomma, lì ci siamo resi conto di quello che abbiamo fatto, e poi anche tutto il susseguirsi delle attività che ci sono state e il risalto mediatico che c'è stato, insomma, ci ha fatto capire quello che davvero era stato fatto tutti insieme. Cosa hai pensato quando la 499P ha cominciato a fare le bizze alle mani? Ma in realtà non più di tanto, ho cercato solo di risolvere il problema che c'era e essere tranquillo. Alla fine agitarsi non è mai utile, quindi ho cercato di stare il più tranquillo possibile. Sapevamo che c'era una procedura per risolvere i problemi e ho cercato di farla nel miglior modo possibile e ripartire. Quanto ha contato l'esperienza che ha accumulato nel GT per affrontare sia Le Mans che in generale il programma Hypercar? Beh, io credo che alla fine la gara non sia molto diversa. Abbiamo cambiato categoria, la differenza più grande probabilmente è il fatto che prima eravamo abituati a farci superare dagli altri, eravamo la categoria tra virgolette più lenta, quindi era importante non perdere tempo quando gli altri ci superavano, mentre adesso siamo noi che siamo quelli più veloci, quindi siamo noi a superare tutti gli altri, e questa è stata la differenza più grande. Per il resto, la gestione della gara in sé e, diciamo, le regole, anche quelle un po' particolari che ha Le Mans, la gara di Le Mans, era uguale, quindi ci è servita moltissimo l'esperienza fatta negli anni precedenti. Tu sei un ingegnere meccanico, quanto cambia il tuo approccio ai weekend di gara e soprattutto quanto è importante per te conoscere a fondo la macchina che stai guidando? Ma guarda, gli ingegneri ce ne sono tantissimi, molto più bravi di me ovviamente in Ferrari, e quindi l'aspetto tecnico non lo metto mai in primo piano, anzi cerco di fare il mio lavoro e non quella degli altri. Ovviamente alle volte, sai, la metodologia, quello che ti insegna la scuola è un po' il metodo di lavoro, l'approccio, e alla fine tante volte mi consente di capire meglio alcune cose che magari tante volte si utilizzano passivamente, ecco, cioè magari certe cose, certe dinamiche sulla vettura capisci perché avvengono, mentre altre volte altri piloti magari possono solo metterle in atto, lo fanno, ma non hanno idea di che cosa succede dietro. Alle volte questo può essere conveniente in certe situazioni particolari. Sei stato il primo a portare in pista la 499P, ti sei reso subito conto di avere un buon feeling, che fosse una macchina competitiva? Guarda, la cosa essenziale è stata che avevo fatto tanto lo sviluppo al simulatore, e quindi i primi giri sono stati importanti per capire, siccome il simulatore va molto bene quando hai la macchina reale anche, in modo da fare correlazione, ma noi non esistendo la macchina reale non potevamo farlo. E quindi i primi giri sono stati importanti per noi per capire quanto ci fosse buona la correlazione, e quindi quanto fosse stato buono il lavoro che abbiamo fatto finora. E direi che la risposta è stata più che positiva. Sì, assolutamente, è stata molto positiva. Quanto è grande il salto prestazionale dal GT all'Hypercar? Beh, è abbastanza grande, non è più come quello di una volta quando c'erano i prototipi, gli LMP1 di qualche anno fa, è, diciamo, una via di mezzo tra i prototipi di una volta e le vetture GT attuali. E ovviamente nelle curve a bassa velocità non è così diversa la macchina, mentre a media alta velocità quello sì, tanto più veloce, e specialmente alle Mans ti rendi conto di quanto stai andando forte. Qual è l'aspetto tecnico più difficile da padroneggiare di queste vetture? Ma io credo un po' tutta l'elettronica che c'è. Il volante non è un vero volante, ma è un computer, è molto complesso e ci sono tanti parametri da gestire durante la gara,
e vieni aiutato dal box, però tanto devi gestirlo da solo, e questa è la cosa da imparare, da essere più concentrati, e in tutto ciò comunque devi guidare forte. Come spenderesti i gettoni per lo sviluppo della 499P? Ecco, questa è una domanda che abbiamo anche noi, a volte ci facciamo tra di noi, e non è semplice perché la macchina di base è buona, e abbiamo visto, insomma. E ovviamente soffriamo un po' nelle piste medio-lente, e il problema è che è sempre un po' una coperta corta, quello che vuoi fare, vuoi andare forte nelle piste veloci o vuoi andare forte in quelle medio-lente. E c'è nel campionato, il campionato è importante, ma Le Mans è la gara delle gare, quindi... Ed è una pista che è tendenzialmente abbastanza fuori schema rispetto a tutte le altre, e quindi tu vuoi avere la macchina veloce in tutte le piste, anche quelle medio-lente, ma non perdere nulla alle mani. Questo è molto complicato. E penso che alla fine ci sia poco cose da spendere nel modo giusto. Non abbiamo bisogno di rifare la macchina perché mi sembra molto competitiva. E, però durante l'inverno dovremmo fare un bel lavoro per riuscire a non perdere i punti di forza della nostra vettura e guadagnare in quelli deboli. L'ultima gara in Bahrain come la vedi? Onestamente ho detto più volte, non è nelle nostre mani. Sia a livello di performance nelle ultime gare, siamo stati molto in difficoltà in queste piste. Il Fuji probabilmente è la pista più lenta, è quella che abbiamo avuto più difficoltà, e realisticamente dobbiamo basarci un po' sulla fortuna, che insomma deve succedere qualcosa a Toyota per poter essere del gioco. Insomma, abbiamo tanti punti di gap, vedremo quello che facciamo, ma alla fine non molliamo fino all'ultimo giro, specialmente nelle gare endurance tutto è aperto. Tutto può succedere, l'abbiamo visto anche alle mani. Assolutamente, infatti anche alle mani si è visto, eravamo sia da un lato che dall'altro, anche noi abbiamo rischiato di perderlo a 20 minuti dalla fine, quindi è tutto aperto, insomma cercheremo di fare del nostro meglio per portare a casa il titolo. Chi era il tuo idolo quando eri piccolo? Ayrton Senna, l'ho guardato spesso, insomma... E ancora per me è sempre un idolo, anche è stato ovviamente una sofferenza nel 94, ma è ancora nei miei ricordi ed è sempre un punto, forse un punto inarrivabile. Ecco. Hai vinto Le Mans, ma qual è un sogno nel cassetto per il futuro? Ma guarda, io non so, non mettiamo limiti alle cose, insomma penso che alla fine alcuni anni fa se mi dicevano che avrei vinto Le Mans assoluta, pensavo che sarebbe stato molto complicato perché in quel periodo non c'era l'idea di tornare a competere. Quindi non si sa mai cosa riserva il futuro, io cerco di fare del mio meglio e ogni avventura cerco di sfruttarla nel modo migliore. E mi piacerebbe vincere anche il mondiale per chiudere un po', diciamo, tutto il cerchio dell'hypercar e poi vediamo. In bocca al lupo per tutto allora, grazie mille. Grazie, in bocca al lupo, ciao. Insomma, Alessandro Pierguidi ce l'ha detto, l'obiettivo finale è quello di ottenere la vittoria del mondiale, anche se quest'anno sarà molto difficile farlo, anche se in Bahrain c'è ancora qualche speranza. Il futuro di questa macchina sembra assolutamente roseo e chissà che i gettoni che verranno utilizzati per lo sviluppo non possano renderla ancora più competitiva. Voi cosa ne pensate dell'avventura della Ferrari finora nel WEC? Fatemelo sapere nei commenti e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!